Benvenute e benvenuti alla sesta lezione. Oggi, prima di tutto, diamo un'occhiata a una piccola novità della mappa e poi guarderemo dentro al menu del giorno una voce che ho trascurato le scorse volte, e cioè le novità, le curiosità. Prima di tutto, la novità nella mappa è interessante se vi predisponete a fare un lavoro grosso, non per la tesina, molto più grosso, con NetLogo e il posizionamento geografico. Questo è un sito che non conoscevo, credo che sia abbastanza recente, su NetLogo e GIS. C'è anche un libro da acquistare, ma quello che hanno messo gratis online è ricchissimo, quindi c'è da imparare veramente molto a usare GIS, Geographical Information System, dentro a NetLogo. Se non lo sapete, le mappe del mondo sono quasi tutte accessibili gratis, o tutte, nella nostra zona sono tutte accessibili gratis e sono anche molto molto dettagliate. Il menu di oggi è, anticipo il riferimento alle novità e alle curiosità, il menu di oggi, che riguarda la lezione 6, ci dice di andare a dare un'occhiata agli squibs e i links. E i links, sapete cosa sono? Gli squibs sono i mortaretti, i petardi, cioè le cose che svegliano l'attenzione. La rivista Sistemi Intelligenti, che magari una volta in biblioteca andate a guardare, spero che ci sia, è una rivista del mulino interdisciplinare che affronta temi di scienze sociali e di intelligenza artificiale, di computer science e di reti neurali artificiali, e ha proprio una rubrica di squibs per mettere le novità e le cose un po' scoppiettanti. Qui vi segnalo due cose: una è merito di Alessio, che me l'ha fatta ricordare, ed è la casa di Mesa. Mesa è un package di simulazione agent-based scritto in Python. Quindi vale la pena di dargli un'occhiata, potete anche decidere di usarlo. Ad una prima occhiata non ho ancora studiato più di tanto, perché ho avuto un periodo molto congestionato. A una prima occhiata è A, interessante, B, mi sembra un po' macchinoso, complesso, però è solo una prima occhiata. Non ho capito bene se tutto il nucleo è accessibile per leggerselo, anche questa è una cosa che mi interessa molto. Quando dico nucleo, cioè la parte stabile che comunque i nostri programmi richiamano, perché leggendolo si capirebbe, si imparerebbe tanto. Se è fascio 2 dovrebbe, cioè è sotto licenza fascio, quindi dovrebbe essere totalmente accessibile. Guardiamo, guarderemo. Quello che si scarica è in parte chiuso, quindi, però probabilmente online ci sarà tutto. Non dica Apache. Per quale buon motivo è francese? Perché siamo piemontesi e quindi abbiamo la tendenza a pronunciare in francese le parole che non conosciamo, ma quella è una trascrizione onomatopeica di come quei Native American chiamavano se stessi, e dubito che si chiamassero Apache, ma Apache. Curioso, eh? In tutta questa zona tutti diciamo che la licenza è Apache, Apache 1, Apache 2. Benvenuto di nuovo il trapano, non possiamo farci niente, lo registriamo. Enorme dubbio, sto registrando? Sì, automaticamente ha tirato su il microfono esterno. Meno male. Seconda curiosità. Ecco, quello che non dovevo fare. Chiudere tutto. Seconda curiosità, ricca sorgente per tesine o addirittura per qualche tesi, perché sono dati, analisi, idee,
quindi molto interessanti, dovute ad un sito che prepara un studioso di ormai grandissima notorietà, 39 anni, quindi decisamente giovane, si chiama Cesar Hidalgo, e dalla quantità di cose che produce, credo che lavori il giorno e la notte, anche i tempi tra il giorno e la notte, quindi bravissimo. No, ho sbagliato il link, scusate, abbiate pazienza, quello è importantissimo per dopo. Il link era questo qua. È diventato famoso con un atlante della complessità economica mondiale, lavorando sui flussi di importazione ed esportazione e mettendo tutto online, tutto. E in questo sito c'è anche il suo lavoro sull'atlante dell'economia mondiale, ma c'è molto di più. E quindi un po' la sua vita e i suoi lavori, ma poi sotto ci sono tutti i progetti. E tra i progetti bellissimi ci sono questi depositi di dati. Lui è cileno, quindi ne ha fatto uno sul Cile, poi ne ha fatto uno sull'Africa, ne ha fatto uno sugli Stati Uniti. Potrebbe, se altri che conosco troveranno qualche fondo, aiutare a farlo sull'Unione Europea, cosa che sarebbe di estremo interesse. Ma se scendete ci sono tantissime altre cose interessanti ed importanti, ve lo segnalo come fonte di idee e di spunti da cui trarre tesine, tesi, ma soprattutto dati esplorabili, perché quando abbiamo dei dati esplorabili vale sempre la pena lavorarci. Fine delle digressioni. Proseguo. Quando abbiamo parlato di gross domestic product, perché abbiamo fatto la torta dei beni, abbiamo parlato solo di un pezzo del problema, cioè come misurare i beni che sono le merci e i servizi. Ma il benessere è cosa infinitamente più complessa. Per questo vi segnalo alcuni link, se volete approfondire. Questo arriva dalle Nazioni Unite ed è un indice dello sviluppo umano, e cioè delle persone, è molto interessante, come sono molto interessanti questi due progetti della OECD, l'organizzazione delle nazioni più progredite, che sono in corso di presentazione. Probabilmente ci sarà anche una presentazione a Torino nelle prossime settimane e ve lo segnalerò. E dai titoli capite che sono ricerca di grande interesse e potete leggerle online senza dover comprare nulla, semplicemente leggendole direttamente online. Sono due, ci sono importantissimi studiosi che hanno collaborato, anche studiosi torinesi, cito per tutti la professoressa Chiara Saraceno, che è una sociologa di fama internazionale. Pubblicità di pubblicazioni scientifiche, e quindi mi vivo anche quando ci sarà un dibattito a Torino su queste due pubblicazioni. Allarghiamo la nostra visione sugli strumenti per la simulazione introducendo Python. Python di per sé non è uno strumento per la simulazione, Python è un linguaggio che già conoscete. Chi è che conosce Python in questa stanza? Beh, una pattuglia lo conosce, mi aiuterete con gli altri. Ma chi sa già C, C++ o un altro linguaggio non ha problemi a usare Python. C'è qualche piccolo problema di macchinario, cioè di installazione, ma superato quello è un bellissimo strumento. Perché propongo Python? Perché ho realizzato, usando Python, una versione, chiamiamola aggiornata, del primo di tutti i software di simulazione che sono stati preparati. Primo nel senso il capostipite, che è Swarm,
da persone che lavoravano al Santa Fe Institute negli anni 90 e poi manutenuto da gruppi di volontari e da qualcuno anche retribuito per un po' di tempo, e poi purtroppo ad un certo punto finiscono le risorse, e quando finiscono le risorse è difficile continuare a sviluppare se non si ha una comunità di volontari molto grande. Con Python quindi useremo un oggetto che è mio, il quale oggetto, che tra un po' vi mostrerò, eccolo qua, ha anche il grandissimo interesse di contenere un tutorial sulla simulazione agent-based. Il tutorial è molto bello, perché non l'ho scritto io, posso dire che è molto bello, io l'ho semplicemente trasportato in Python, fu scritto da un personaggio straordinario, uno degli autori di Swarm, il mio si chiama SLAP, che vuol dire Swarm Like Agent Protocol in Python, e quell'autore è Chris Lanton, l'autore di quel tutorial, che ci accompagna per mano a capire quali sono le caratteristiche di un buon software di simulazione agent-based. Poi lo si può scrivere in Java, in C++, in Python, in Julia, se si è già affrontato il nuovo bellissimo linguaggio, e così via. Il mio simulatore è questo qua. C'è una versione che non uso più e che non consiglio a nessuno di usare in Python 2, perché Python 2 sta finendo la sua corsa, e invece c'è la versione in Python 3, che tra l'altro entro un mesetto, non lo so ancora, farà dei passi avanti, delle novità che introdurrò proprio adesso. Ci sono degli studenti qui che l'hanno usato in questa casa per fare la tesina, che l'hanno usato per fare la tesi, e io e anche altri in giro, ma io l'ho usato molto per fare i miei lavori di ricerca più recenti. E da oggi introduciamo il tutorial, cioè facciamo i primi passi. Una parola su questa vista, che cos'è che stiamo guardando? Se riuscite a leggere l'indirizzo, c'è scritto terna.github.io/slap. Slap, questo qui, è l'oggetto specifico. Terna.github.io è una vista da input-output, una vista da documento di GitHub. GitHub è un hub di Git, cioè di depositi di software. Questa vista ha un'apparenza decisamente carina, ma non implica lavoro, è semplicemente un modo diverso di vedere il repository. Vi darò poi qualche indirizzo su come si fa. Se invece salto nel repository, la vista del repository è, non è ancora qua, eccolo qua, è più cruda, inizia con un elenco di file, misteriosamente non risponde, boh. Inizia con un elenco di file, ma non era quello. Ah, scusate, clicco sul posto sbagliato. Eccolo qua. Inizia con un elenco di file e poi c'è la descrizione del progetto. La descrizione del progetto è usata per generare la pagina bella che avete visto prima. Non è che ci voglia tanto lavoro, quindi è un sottoprodotto quasi automatico una volta che si è creato un deposito di un software. Vi ho detto qual è il cammino che intraprendiamo, quindi un cammino che ci porta a imparare Python, a sbirciare dentro al mio progetto SLAP e tramite il tutorial a fare ragionamenti sulla programmazione in Python agent-based, quindi object-oriented, in un modo graduale, affrontando i diversi passi. Useremo molto anche, e questa è una novità molto interessante, la possibilità di far funzionare Python
online. E lo si fa tramite questo progetto che vedete ora indicato, il progetto MyBinder. Un binder è un raccoglitore di cartelle, quindi è una specie di archivio. MyBinder fa funzionare online progetti scritti in diversi linguaggi e conservati in un Git, in particolare in GitHub. Sta a Berkeley fisicamente e finanziato da questa fondazione qui. La fondazione Moore è stata costituita dai coniugi Moore. Moore è quello molto citato, avrete già sentito dire la legge di Moore sul raddoppio della velocità del calcolo ogni 2 anni, adesso non è più vero da molti anni, non è più vero da molti anni. Ma il suo capitale è comunque congruo perché fu fondatore della Intel e quindi potete facilmente immaginare che ha costituito un capitale assai cospicuo. E la Fondazione Moore, potremmo provare a fare domanda per un nostro progetto, finanzia progetti grandi o grandissimi. E quindi ha finanziato il progetto di MyBinder. Come si presenta MyBinder? Lo vedremo tra un momento. Vi dico solo che qui vi ho messo un link importante. Il link importante, scusate che continuo a scorrere avanti e indietro, il link importante è questo, è il link alla notizia della versione nuova di MyBinder, che è quella che continuiamo a usare adesso. Se volete, anche qui c'è il link, se volete e avete un computer vostro online, potete installare il vostro binder localmente. Non è facilissimo, ma non è neanche impossibile. Poi lo usate voi, lo fate usare agli amici e offrite potenza di calcolo. Apriamoci una finestra su MyBinder, poi abbassiamo il livello della complessità della presentazione e proviamo ad usare Python localmente. Io scrivo semplicemente mybinder.org e mi compare questa pagina. Vedete, il titolo dice chiaramente di trasformare un Git repo, quindi un repository, into a collection of interactive notebooks. Facciamoli funzionare online. Cosa ci chiede? È tutto gratuito, c'è un'etichetta di uso che consiste nel non sovraccaricare questo computer che usiamo gratuitamente con calcoli lunghissimi o con occupazioni gigantesche di memoria. C'è un blog dove si discutono i problemi. In questo blog, all'inizio, io lo uso da molto più di un anno, un paio di annetti, all'inizio c'era un messaggio divertente di uno che scrive: ma come, il mio programma girava 2 ore e me l'avete buttato giù? E la risposta è appunto, perché è gratuito, non è fatto per fare lavori enormi, è fatto per fare delle prove e soprattutto per consentire ad altri di usare del software online senza stare ad installarlo con ragionevole quantità di impiego di tempo e di risorse. Se volete non avere questo limite, dicono loro, dico io, installiamo localmente l'oggetto, e cioè il gestore online di programmi contenuti in Git. Non è facilissimo farlo nella rete dell'università perché i vincoli all'apertura di porte attive sui computer in rete dell'università sono molto alti per evitare problemi alla nostra rete. Però se avete un computer a casa e avete una buona connessione di rete, potete provare a farlo voi. Anche con una macchina vecchia. Una macchina vecchia in Linux, purché abbia un po' di memoria, può essere assolutamente valida. Facciamo una prova insieme. Qui dice di mettere l'indirizzo di un git. E io ne metto uno mio, che inizia con git
hub.com barra Terna, perché è l'insieme dei miei progetti Git è raccolto sotto il nome Terna, barra 3D, che sono degli esperimenti che sto facendo per introdurre una visualizzazione tridimensionale dentro a Slack. I depositi Git possono avere vari rami, varie branches. Una branch principale che si chiama master, che se si lavora bene è quella del progetto in sviluppo più importante. Poi delle sottobranch che magari sono delle prove che stiamo facendo e che mettiamo già online, ma che non sono il progetto principale. Poi si possono bloccare delle release e le release diventano congelate e quindi, per esempio, Slap ha numerose release tutte conservate online. Qui io dico che la branch che sto guardando è la branch master. Non indico nessuno dei file contenuti, poi proveremo invece a indicarne uno per vedere la differenza. E credo di aver fatto tutto quello che dovevo fare. Automaticamente ha generato questo indirizzo che può essere salvato e permette di accedere alla stessa applicazione, cioè al branch master di 3D Terna in GitHub, senza stare a ricompilare il modulo. È salvabile. Non solo, qui sotto possiamo farci generare taglia e incolla, la stessa cosa per M, Markup Language, quello che avete cominciato a vedere dentro a NetLogo, o per RST, che vuol dire Restructured Text, quello dell'editor di testo scritto in Python. Qualcuno si ricorda come si chiama? C'è un editor di testo molto bello scritto in Python. Prego? No, c'è una U dentro, sono sicuro che c'è una U dentro. Sentite, domani ve lo dico, guarderò. Se no, se qualcuno ha voglia di guardare .rst e dove viene mandato, lo trova. Qui si va, taglia e incolla e si mette dentro ai nostri siti web o ai nostri documenti. Io qui non sto a fare quello, faccio launch e di là vedete che io questo l'avevo provato prima, quindi se lo ricorda ancora, è ready built e quindi fa già il launching. Ha guadagnato tempo. Forse domani avrebbe dimenticato di averlo già costruito e farebbe tutto da zero. Cosa sta succedendo in questo momento? Un computer che sta a Berkeley negli Stati Uniti sta leggendo il contenuto di un deposito di Git che probabilmente sta in Europa, immagino che stia in Europa, e produce il risultato per mandarlo a noi. Se vogliamo vedere cosa sta facendo, possiamo anche fare show. E qui abbiamo un terminale, adesso si è chiuso, abbiamo un terminale al computer che stava lavorando. Questa è la cartella di 3D interna in GitHub. Questa cartella contiene dei file Python, li vedete qua, e dei file IPython, cioè interattivi, quelli per UPython. Ne apriamo uno. Poi c'è la licenza, c'è il readme, eccetera, eccetera. Ne apriamo uno e non è ricchissimo, vedrete, perché sto facendo un lavoro che io chiamo anfibio. Tutto quello che sto preparando deve poter girare dentro a UPython o fuori di UPython, quindi in modo interattivo o in modo non interattivo. Il che con la grafica crea un doppio binario e vabbè, lo sto affrontando. E da Python interattivo io posso benissimo lanciare un'applicazione di Python non interattiva dicendogli di eseguirla, di fare run su questa applicazione di Python. Questi segni percentuale all'inizio sono capiti da
Jupiter, perché adesso vedete che siamo saltati in Jupiter, come comandi magici. Magic Commands si chiamano. E cioè sono comandi che parlano con Jupiter. Due parole su Jupiter e su cosa significa la prima riga. Jupiter è un progetto molto grande, lo pronuncio come probabilmente la maggior parte degli americani lo pronuncia, se lo pronunciassimo in latino sarebbe una parola che non esiste, ma avesse la I invece della Y, sarebbe Giove, Jupiter. Però questo è un Giove di Python, e quindi non è più Jupiter, ma è probabilmente Jupiter. Ho chiesto un americano, mi ha detto qualcuno dice Jupiter, qualcuno dice Jupiter, quindi non mi ha risolto il mio dubbio. La prima riga dice: devi usare Matplotlib, cioè la gigantesca biblioteca di grafica e matematica per Python, la devi usare inline, cioè gli output li devi collocare dentro a questo notebook, dentro a questo browser dell'internet. Tra l'altro, se non fosse così, i grafici sarebbero generati, ma nel vuoto, perché questo computer sta girando a Berkeley, non qui, e quindi spara i suoi grafici su un suo canale, ma noi non li vediamo. Invece se li spara qui dentro, li vediamo. E devi eseguire il programma che è scritto dentro a slap2d.python. Per chi ha già usato questo ambiente o per chi ha usato matematica, l'idea è la stessa. L'invio non fa eseguire il contenuto, l'invio cambia soltanto riga, e invece shift invio, esattamente come in matematica, maiuscolo invia, produce l'esecuzione. Oppure sulle versioni più moderne di Jupiter c'è questo segnino qui, vedete, questa specie di freccia con la sbarra, che vuol dire di eseguire il contenuto di questa casella. Lo faccio. È comparso l'asterisco, che vuol dire che sta preparando tutto, e ha cominciato a disegnare, vedete che disegna interattivamente, i pallini si spostano, sopra ci dice anche che ciclo sta eseguendo, questo è il frame finale, e sotto ha conservato il frame iniziale, che può essere utile per confrontare cosa sta succedendo. Quelli sono agenti che stanno facendo la cosa più semplice del mondo, si spostano. Ah, cambiano anche colore. Quindi il numero non è mai uguale di pallini rossi e di pallini blu. Il pregio di questo piccolo programma è di avere risolto uno zilione, che sta per miliardo di miliardi, piccoli, terrificanti problemi che emergono tutte le volte che in qualsiasi linguaggio si usa la grafica. E poi questo è anfibio, funziona dalle due parti, ma non volevo sottolineare più di tanto questo, volevo farvi notare il fatto che abbiamo eseguito un programma su un calcolatore remoto in modo tutto sommato semplice. Se qui faccio file close and hold, mi ritrovo, se tutto va bene, ha funzionato, mi ritrovo nell'ambiente da cui ero partito. Qui, se sono gentile, faccio quit, così abbandono completamente il lavoro. Se mi limito a chiudere il browser, resta appeso là un ciclo che sta aspettando qualcuno che gli parli, e dopo qualche minuto lo buttano giù. Quindi non buttano via il trasferimento dei file che aveva detto che l'aveva già fatto, lo buttano via dopo 24 ore. Però quell'indirizzo che possiamo copiare resta sempre valido e rifà tutto da capo. In questo modo si possono far girare programmi anche molto molto complicati. Vedrete che faremo girare Slap senza nessun problema. Però, molte volte, Jupiter o Jupiter ce lo usiamo localmente. Dubbi fino a qui? Questo è un punto d'arrivo, non è un punto di partenza. Ci arriveremo passo per passo. Ok? Se volete portarvi avanti, installate Jupiter il modo più semplice, Bivio, grande Bivio. Usate Conda, non usate Conda. Conda è una distribuzione di Python.
Personalmente non la uso, perché tende a fare un po' quello che vuole del mio computer, e questo non mi piace mai. Conda sarebbe Anaconda, cioè un serpente più grosso di Python, del pitone. Oppure se non usate Anaconda, Conda. Se usate Anaconda, dite ad Anaconda di installare JuPyter. Probabilmente c'è già, ma comunque dovete usare i suoi menu. Se invece non usate Anaconda, usate il sistema che si chiama PIP, PIP, che vuol dire Python Install Protocol o qualcosa del genere, non lo ricordo mai, e scrivete PIP o PIP3 a seconda di come è stato installato nella vostra macchina, install e JuPyter la prima volta. Poi per aggiornarlo chiedete a Terna. No, per aggiornarlo vi spiegherò poi il problema. Tanto per chiarirvi il problema, JuPyter è una specie di contenitore. Se tentate di aggiornarlo, e c'è già, succedono pasticci. Dobbiamo aggiornare i contenuti, non il contenitore. Dobbiamo aggiornare l'acqua minerale, non il bicchiere. Ma queste cose si imparano facendo guai, essenzialmente. Fare guai è la mia specialità sui miei prodotti. Mi fermo di nuovo per chiedere se ci sono domande. Domande. Scendiamo dalla applicazione più recente, che è quella tramite un browser interattivo, qualsiasi sia, eh? Qui stavo usando Safari, perché è quello che si apre automaticamente. No, stavo usando Vivaldi, che è uno dei tanti browser che ci sono, qualsiasi browser, e purché è relativamente moderno, tanto da contenere JavaScript. Scendiamo dalla complicatezza, ma comodità, di quell'ambiente, all'uso proprio semplicissimo di Python tramite l'ambiente più semplice, che si installa automaticamente installando Python, ed è l'ambiente che si chiama Idle. E quella L di troppo di Idle è dovuta a i matematici sono terribili, qui ne abbiamo uno, ad uno scherzo che il matematico che ha pensato per primo Python ci fa. Tante cose del primo manuale di Python sono legate alla trasmissione della BBC Monty Python. E uno dei protagonisti di Monty Python si chiama Idle, e quindi questo non si può chiamare IDE, Integrated Development Environment, ma deve chiamarsi Idle. Bon. Adesso Guido, l'autore è un olandese, il primo autore di Python. Si chiama Guido van Rossum, si è molto offeso qualche mese fa con la comunità degli sviluppatori e ha detto che lui non si occupa più di Python. E vedremo se poi cambia idea. Anche Linus Torvald aveva smesso di occuparsi di Linux qualche mese fa, ma poi è tornato ad occuparsene. Guido van Rossum sembra molto più arrabbiato. E questo ambiente, che si chiama Idle, lanciate nei vari ambienti, col modo di Windows, di Linux o di Mac, si installa semplicemente installando Python. Python adesso si installa molto semplicemente in tutti gli ambienti. Io in questo momento credo di avere la versione più aggiornata, che è la 3.7.2. Non c'è nessun buon motivo per tenere delle versioni più vecchie. Tutto gratuito, teniamo sempre l'ultimo. Questo ambiente parla Python in modo interattivo. Facciamo una prova. Una prova fondamentale è scrivere 1 più 1. Qui non devo dare shift invio, do semplicemente invio, e per fortuna ha risposto 2. Se devo fare un calcoletto al volo, è comodo questo, no? Più comodo di una calcolatrice, ma lo scopo non è quello. Lo scopo è quello di aiutarci, come ambiente integrato, a sviluppare dei programmi in Python.
semplici. Esistono n per n molto grande alternative ad Idol. Io ogni tanto ne provo qualcuna e poi torno a usare Idol perché sono anch'io Idol e quindi non ho voglia di imparare un manuale di 200 pagine per far funzionare un ambiente integrato di sviluppo. Il più completo si chiama Spider, scritto con la Y, quindi è un ragno perché è ragno Python, e potentissimo, a mio avviso, terribilmente complicato e poi gigantesco come software, quindi già da solo si occupa una bella fetta di memoria, ma provatelo e deciderete, ok? Io scrivo A come nome di variabile e scrivo uguale a 1, vedete qui l'assegnazione più brutta, avevamo detto in NetLogo hanno deciso let A1 o set A1 se è già definito. Questa è ambigua, perché cosa vuol dire? Vuol dire che A è uguale a 1 o vuol dire assegna 1 ad A? Vuol dire che A è uguale ad 1. Dopodiché, se scrivo A, mi dice 1. Adesso apro un concorso di idee. Voi siete, in questo momento, ciascuno di voi è Guido Van Rossum, che sta progettando Python. La domanda è, se voi foste stati Guido Van Rossum al momento della progettazione di Python, che risposta avreste immaginato a questo comando? B. Not defined. Allora, lei è per not defined. Per come nato, cioè per l'idea che ci sta dietro di leggerezza e semplicità, zero. Lei è per zero? No, io sarei per null, cioè per un errore, ma io sono per un errore per il fatto che Python... Ma un errore come dice lui? Sì. Not defined. Una cosa che a me non piace tanto su Python è che non ha una tipizzazione non dichiarata. Aspetta. Proprio come fatto Python... Stiamo parlando una cosa per voi. Una cosa per voi. È una delle regole fondamentali della comunicazione. Una cosa per voi. Allora, abbiamo una proposta di dire non defined. Sua e lei aderisce, quindi se fosse stato qui Guido Van Rossum avrebbe fatto ciò. Altre proposte? B uguale B è molto carino, esistono degli ambienti che lo fanno, non rispondono così, rispondono semplicemente B, no, non B uguale B, scritto B risponde B. Mi fate un esempio di ambiente che risponde così. Matematica è il software, così. Ma se non volete spendere i soldi per matematica, prendete quello che ho già citato adesso, Maxima, grazie, che fa la stessa cosa. Altre proposte? Non fa niente, e però uno si mette a pensare che il computer è rotto. Qualcosa deve fare. Oppure, l'ho sentita prima, l'altra cosa, l'ho sentita dire. Non è definito. Ma non è definito il suo. Zero chi lo fa? Abbiamo detto poche ore fa. NetLogo. Se in NetLogo non definite il contenuto di una variabile, NetLogo gentilmente ci mette zero dentro. Vi avevo anche detto che questa fu la scelta dell'autore di Basic. Basic, beginners, la B, dice poverino, non mettiamo dei guai. Si è dimenticato di definire il contenuto della variabile, ci mette uno zero dentro. È una scelta un po' forte, pigra. E infatti voi vi troverete a usare delle variabili in NetLogo senza averle mai inizializzate. E ve lo farò notare. E poi c'è la scelta durissima di C. C, C più, cosa fa? No, ma neanche per idea, funziona come una scheggia. Fa una cosa terrificante. Dice, assegno a B la cella di memoria questa.
Cosa ci ha lasciato il programma che ha girato prima? Ci ha lasciato 28. E io scrivo 28. Fantastico, eh? Fantastico. Io ho passato notti perché avevo un complicatissimo programma che, immaginate, modulare, caricando il modulo in un certo ordine, del tutto per caso, una variabile mai definita beccava sempre zero. Andava benissimo. Andava benissimo. Ho cambiato l'ordine. Il modulo che stava per terzo l'ho messo per secondo e il mio programma è andato in calcio. E dov'era? Quel caso si diventa, ma anche perché non si ricorda più come era stato fatto. Era un programma che girava da anni. Se poi è successo, l'ho, dov'è che l'ho? E poi ci sono tecniche per cercare gli errori in questi casi, quando il programma è di migliaia di righe, ci sono delle tecniche, ma ci passare alcune note, perché è urgente farlo funzionare. Qui la scelta è la più forse ragionevole, un bel insulto. Il nome B non è stato definito, molto chiaro. Più chiaro di così è difficile immaginarlo. Ancora due giochini preliminari. Uno, posso chiedere l'ID di A, cioè dove sta A? E mi risponde che A sta alla locazione di memoria simbolica, perché non è una locazione vera, che ha quel numero lì. Alla stessa locazione di memoria ci sta 1. Quindi in Python i numeri è come virgolette, è come se esistessero tutti, ma i numeri sono infiniti, quindi non esistono tutti, esistono quelli che uso. E hanno una posizione di memoria che viene fatta coincidere con il nome della variabile che, a cui sono stati assegnati. Se io adesso scrivo A uguale a 2, A è andato in un altro posto, il posto dove c'è 2. Mi credete? No. E quindi adesso scriviamo anche ID di 2. ID di 1 non si è mosso, ok? Simpatico. Questo non è fondamentale, ma è utile per la caccia certe volte agli errori. Bisogna saperla questa cosa qui. Poi vedremo che tutto in verità dentro a Python è gestito da un dizionario, un dictionary del formalismo di Python, che ci aiuta moltissimo a capire. Come si fa, se si vuole, a esplorare queste cose? Nella mappa vi ho messo tante cose interessanti e una è un vecchissimo paper, vecchissimo rispetto alle cose di cui stiamo parlando, che si chiama Introspection. Sembra un nome molto buffo, parlando di calcolo, l'introspezione. E l'introspezione di Python su se stesso. Lo ha scritto, vediamo un po' se si vede l'anno, nel 2002. Accettiamo i cookie. L'ha scritto nel 2002 questo tecnico, sarà immagino un ingegnere informatico, della IBM, lo vedete quassù. Dopo qualche anno, io lo facevo sempre vedere agli studenti, dopo qualche anno lo tolsero. Allora io scrissi al webmaster dicendo: ma che vergogna. Risposta: credevamo non interessasse a nessuno. Mia risposta: a uno sì. Io. E poi dissi: lo faccio anche vedere in classe. E l'hanno rimesso molto gentilmente. È bellissimo perché permette di capire Python scrivendo in Python. Se non ve ne importa niente, lasciate perdere. Ma se volete capire di più, leggetevi queste poche pagine. Non sono tante, saranno una ventina di pagine. E alla fine della lettura avete capito come è fatto Python. Si può vivere senza, eh? Si può usare Python senza essersi preoccupati di questo aspetto. Nella scatoletta di Python, nelle Programming Capabilities Using, tante cose, abbiamo iniziato con Python, avete Python,
la pagina web di un libro, Think Python, che è gratuito. Si può comprare su carta, ma si può usare senza pagare. Molto bello. Poi lo stesso codice, lo stesso libro, trasformato in interattivo, che è anche molto interessante. Eseguite il codice mentre lo studiate. E poi varie strumenti di, come si dice, di apprendimento. Sono tutti pezzi di difficoltà via via crescente. Alla fine c'è un bellissimo libro, anche questo gratuito, di questa serie che probabilmente già conoscete, Python Data Science Handbook, è fatto apposta per voi, perché voi vi occupate di scienza della complessità e qui ci sono tutti gli strumenti scritti in Python per farlo. Partite dal principio che online gratuitamente c'è una marea di materiale di estremo interesse e io quando trovo delle cose interessanti le metto nella mappa o negli squib per comunicarvele. 2 minuti di pausa per salvare il file perché è l'ora giusta.